Michele Moretti, Instagram, che cosa ci racconta? Ti racconto, almeno sto facendo un po' di giro sui social per farti vedere anche il ritorno del capitano nerazzurro Mauro Icardi dalle vacanze con la famiglia, un video postato proprio sul suo profilo Instagram che dimostra che l'attaccante è già pronto. Lui dice: ci siamo, da domani si parte, ma sono già pronto da stanotte. Lui è arrivato direttamente ad Appiano al Suning Training Center, così rinominato, ed è pronto quindi per ricominciare la stagione, ovviamente, almeno da quello che sembra da queste immagini, con i colori nero-azzurri addosso. Tra questo, comunque, mister è anche direttore. È un ottimo segnale, no, di Mauro Icardi, che si presenta praticamente in ritiro quasi 24 ore prima. Da capitano vero, mister? Penso proprio di sì, è un leader, è un giocatore che l'ha dimostrato, ha fatto un grande campionato, giocando da solo in fase offensiva, perché era sempre di spalle alla porta. Io, un attaccante di spalle alla porta, non mi piace vederlo. A me, soprattutto uno come Icardi, che ha una velocità e ha un grande dribbling, dovrebbe guardare la porta. Giocando di fianco con un compagno, sono convinto che farebbe più doppio dei gol che ha fatto quest'anno. Chissà perché è arrivato questo Lautaro Martinez. Questo è un giocatore che crea delle grandi possibilità. E giocando di spalle alla porta, sto dicendo. Potrebbe fare più dei 29 gol fatti quest'anno. Per me sì, per me potrebbe farne di più. Direttore, in 20 secondi, Mauro Icardi ha fatto quello scatto nella leadership che la fascia che ha sul braccio gli impone? Sì, sì, l'ha fatto, è un giocatore molto affidabile, è una persona seria. Il fatto che già stasera sia in ritiro, si fa per dire, è sintomatico. Attenzione però che il mercato non è finito, e io dico, le sirene madridiste, prima dicevamo chi può sostituire eventualmente Cristiano Ronaldo, bah. E cosa ne direste di Icardi? Io credo di no, cioè che penso che lui resti a Milano, però... Però, direttore, ci lascia così. Noi dobbiamo chiudere prima di andare in pubblicità, direttore. L'ultimo blocco, c'è ancora l'ultimo blocco. Ma non blocco. È finita? No, dobbiamo ancora sentire Carmine, c'è la Farnesina che sta preoccupando tantissimo. Dobbiamo sentire Carmine dalla Grecia, però il direttore ci lascia con un grandissimo interrogativo. Icardi resterà all'Inter? Proviamo a scoprirlo dopo la pubblicità. Ultima parte di questa maratona di calciomercato che dura oramai da questa mattina. Vi abbiamo aggiornato su tutte le vicende relative a Cristiano Ronaldo. C'è il Milan che sta ancora aspettando questo cambio di proprietà, e attenzione anche all'Inter. Inter che domani andrà in ritiro. Con il nostro Michele Moretti vi abbiamo mostrato il video di Mauro Icardi che è già ad Appiano da capitano vero, insomma, sta praticamente aprendo le danze. Tra l'altro Icardi che ha telefonato a tutti i nuovi acquisti, ha telefonato a Nainggolan, Politano, De Fraia, Samoa, ha voluto sentire il polso e la situazione, gli ha voluto dare il personale benvenuto. Atteggiamento da capitano, ma secondo il direttore Padovan non è detto che il capitano dell'Inter resti all'Inter. No, no, non conosco trattative in corso, però, o cose di questo genere. Dico che nel momento in cui il Real Madrid sta cercando un sostituto di Cristiano Ronaldo, confermatemi, c'è ancora la clausola valida solo per l'estero? Assolutamente sì. 110 milioni dal 2 al 15 luglio solo per i club esteri. Vale per due settimane. Quindi vale due settimane i cardi sul due mercato. Due settimane ufficialmente sul mercato. Sì, sì, sì. La signora Vandanara mi sembra sensibile alle sirene di mercato, se ci fossero. Se Florentino domani mattina telefona, lei risponde e non si fa negare, e non si nega. È un'ipotesi, non so niente, nel senso che molti diranno ma che cosa dici, e altri diranno può darsi... È una suggestione. È una possibilità, è una possibilità. È sul mercato in questo momento. In questo momento lui è sul mercato. 100 milioni non sono... Sono 100? Qualcosina in più, no Michele? Più di 110. 110 milioni. Non sono 10 milioni più di Cristiano Ronaldo. Non sono impossibili da spendere per una squadra come il Real. Icardi è uno dei giocatori più importanti e più realizzativi che ci siano sul mercato mondiale. Mister Salvioni, ma l'Inter può rinunciare a Mauro Icardi proprio nell'anno in cui...
Ma no, scusa, so che non dipende. No, ti interrompo. Sì. A questo punto non dipende più dall'Inter. No, è vero, però... Cioè, se domani il signor Florentino Pérez si chiama Vandanara e si mettono d'accordo perché il ragazzo, si fa per dire, il capitano dell'Inter vada e lui è d'accordo... No. È vero. Va. Non c'è nulla, nessuno lo ferma. Io ne facevo un discorso non economico. Sì, cioè, un discorso dove l'Inter non ha potere decisionale. Ma l'Inter può... come dire, riuscire a coprire un'eventuale partenza di Carli, mettiamola così, nell'anno in cui finalmente, dopo un lustro e anche più, fa un certo tipo di mercato che quasi, non voglio sbilanciare, poi magari lo fate voi, la equipara alle altre leghe del campionato. Cioè, può rinunciare proprio adesso Mauro Icardi. Non dipende dall'Inter, abbiamo detto, ma nel caso in cui dovesse capitare, insomma, sarebbe un po' un peccato, perché dove lo trovino come Mauro Icardi? Non puoi farne a meno di uno come Icardi, soprattutto perché è un ragazzo molto positivo. Essendo il capitano, ha chiamato questi ragazzi qua ed è stata una cosa per me molto positiva. Da parte di un ragazzo che lo vedi sul campo, che è un bravo ragazzo, un ragazzo umile, è un ragazzo che lavora molto, tutto qua. Io sono dell'idea però che se il giocatore dovesse, come dice il direttore, dovesse telefonare Pérez alla moglie e accetterebbe, non sono d'accordo a questo punto. Non accetterei una cosa del genere. Okay. Cioè, assolutamente. Non ti sembra possibile che Icardi proprio adesso possa andare via dall'Inter? Un attimo. Okay. Se dovesse succedere così, allora secondo me non è quel ragazzo che pensavo io. Ok. Cioè, tu hai un discorso morale, il valore del calciatore, dell'uomo, non è quello che pensavi tu. Pensavo io. Okay. Se dovesse fare una cosa del genere, cioè, non sarebbe chiaramente un atteggiamento da capitano. Da quello che sta dicendo, da come capitano e tutto quanto, che lui dice che lui vuole rimanere all'Inter. Da quello che leggo io, lui vuole rimanere. I segnali sono quelli. Perché direttore. No, è vero. Tra un po', magari Michele Moretti ci recupera proprio sul profilo Instagram di Icardi. Quando è arrivato da Ingolan, Icardi ha postato una foto con una sorta di contrasto che ha avuto con Nainggolan in campo e, se non vado a memoria, il testo del post era: non, situazioni del genere non capiteranno più, adesso non siamo più rivali ma siamo compagni. Ecco, cioè direttore, tu hai ragione quando parli di clausola, se domani il Real vuole Icardi lo prende indipendentemente dall'Inter. Però poi a quel punto la volontà del ragazzo striderebbe con tutto quello che ha fatto finora. Il ragazzo deve essere d'accordo. Eccolo, grande Michele, bravissimo. Questo è il post. Benvenuto Ninja, non ci sarà più da lottare contro, da oggi lotteremo insieme. Ecco, poi magari, cioè, sembra strano se Icardi dopo un atteggiamento del genere... Quello che dice mister Salvioni è... Partita, capitano queste cose. È assolutamente condivisibile. Sarebbe non solo strano, ma sarebbe... Anche un tradimento, sì, dai, sporcherebbe un po' l'immagine del giocatore che è sempre stato fedele ai colori nerazzurri, ha superato anche delle difficoltà di rapporto con la curva, si è messo in ottime relazioni con i nuovi compagni. Sì, striderebbe moltissimo, però ho imparato che non bisogna mai dare nulla per scontato, e il fatto che ci sia una clausola aperta proprio fino al 15, Michele, dicevi? Sì, fino al 15. Dal 2 al 15, esatto. Io dico, no, succederà niente, però... Questa è la settimana... Riflettiamo. Direttore, siamo tra 22 minuti, entriamo nella settimana che porta via Icardi dall'Inter. Poi, per il resto, superata questa settimana, se Icardi resta all'Inter, come sembra, sarà all'Inter. Ma resterà all'Inter, lo penso anch'io. Però... Perché, insomma, è ipotizzato. Secondo me è nella lista dei sostituti di Cristiano Ronaldo che ha il Real Madrid, nella pergamena che ha il direttore sportivo del Real. Poi, chiaro, bisogna vedere l'Inter come si muoverà. E come si muoverà l'Inter lo andiamo a vedere nel prossimo servizio. Questo è il mercato dell'Inter, tutt'altro che finito. Malcolm Dembélé, Florenzi Versalico, al momento gli obiettivi principali. Se ne parla anche nei giornali di oggi, che ovviamente, Michele Moretti, suppongo siano comunque tutti a marca CR7, giusto? Assolutamente, permettimi però prima di fare un rapido aggiornamento per quanto riguarda il nostro sondaggio con, insomma, la domanda. Come delle siamo? Domande. Come siamo messi?
Siamo messi che la percentuale del sì è leggermente salita, ma solo dell'1%, insomma, non gli danno così tanta fiducia al nostro Carmine Rossi. Ce la farà Rossi Carmine, CR91, a consegnare la maglia della Juventus a Cristiano Ronaldo, a CR7, a farsela firmare. Il no è ancora quotato alto, 68% contro il 32%. Che vede invece un esito positivo per il nostro giramondo, chiamiamolo così. È arrivato adesso Carmine in Grecia, allora, diamogli la possibilità di guadagnare la fiducia dei nostri telespettatori e degli utenti di Twitter. Michele, prime pagine? Sì, prime pagine dei principali quotidiani italiani, ovviamente sportivi. Iniziamo dalla prima di Tutto Sport, che ovviamente si concentra su Cristiano Ronaldo. Manchi solo tu, Juve, il colpo del secolo. Oggi la Juve si ritrova, Ronaldo ha respinto le offerte cinesi, 200 milioni, il procuratore Bozzo con lui. Arriveranno altri big in Italia, domani a Madrid, riunione decisiva della giunta Real. Perez è sempre più in difficoltà. Questo per quanto riguarda Tutto Sport, è il titolo concentrato ovviamente su Cristiano Ronaldo, mentre per quanto riguarda il Corriere dello Sport c'è la straordinaria vittoria di Vettel in prima pagina per la Ferrari ovviamente, e poi attenzione però al riquadro basso, Sarri e Ronaldo, la svolta buona, Abramovic chiama ADL De Laurentiis per liberare il tecnico, Cristiano alla Juve. È la settimana decisiva, attenzione però anche per come abbiamo raccontato anche oggi, Milan si riaffaccia, Ribolovlev. Insomma, queste le prime pagine, chiaramente tutte di marca CR7, non potrebbe essere altrimenti. Direttore, domani, martedì, dovrebbe essere il giorno decisivo, perché domani c'è la giunta e poi martedì ci sarà insomma la scelta di CR7. Siamo sempre comunque orientati verso la Juventus, mi sembra di aver capito, anche io credo che secondo anche il mezzo stampa. Sì, la stampa e il giocatore e l'entourage del giocatore sicuramente spingono per la Juventus. Poi, lo ripeto perché vale per tutti, come finisce questa storia non lo so, perché ho appena detto così in maniera ipotetica, chissà come finisce la storia di Icardi all'Inter se dovesse arrivare una proposta da Madrid. Posso dire e ripeto, chissà come finisce la storia di Cristiano Ronaldo se alla fine, come ha detto il mister, c'è un movimento dei giocatori, dei compagni o popolare che spinge perché lui rimanga. Cioè, non so, potrebbe succedere che domani la giunta dica rinnoviamo un contratto a Cristiano Ronaldo e gli diamo i 50 milioni che chiede. Non lo so, tutto è possibile. Mi sembra però che come l'orientamento di Icardi è quello di rimanere all'Inter, l'orientamento di Cristiano Ronaldo è quello di andare alla Juve.